Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con Anno 1800, un nuovo titolo Ubisoft della serie appunto Anno. Oggi partiamo con la Open Beta, come potete vedere qui in alto a destra. La Open Beta ci darà comunque accesso alla prima parte della campagna, quindi inizieremo in fase di Open Beta e poi proseguiremo con vari episodi, sempre se vi garberà il titolo, appena sarà rilasciata la versione completa. Il gioco dovrebbe uscire il giorno 16 e partiamo ragazzi, partiamo con una nuova partita. Io ancora non ho visto niente, lo iniziamo insieme in questa Open Beta che potete provare anche voi su Uplay. C'è la modalità sandbox, quindi esplora liberamente il mondo di Anno, oppure campagna, scopri la storia della campagna di Anno 1800. Una volta completata si fonderà col gameplay sandbox. Come detto, in questa open beta ci sarà la prima parte della campagna. Non so se tutto il primo capitolo, i capitoli dovrebbero essere forse 4. Vediamo un attimino. Comunque partiamo con la campagna. Prontissimi, vai. Allora, più indicazioni, meno indicazioni. Esplora il gioco da solo, ricevi info e consigli su come giocare. Consigliato per i neofiti di Anno. Vabbè, noi partiamo con più indicazioni, che un po' un tutorial ci fa sempre comodo. Scegli il ritratto. Allora, andiamo a scegliere quello che sarà il nostro personaggione. Deve essere comunque un uomo o una donna, eventualmente. Però io ho visto questo omino qui che c'ha la sua finezza, eh. Vada con questo qui. Scegli lo stemma. Allora, che stemma possiamo andare a prendere? Allora, vediamo un pochino. Allora, con questo omino qui ci sta la nave. Il colore è verde, verde sportiveggianza. Stendardo verde, per quanto cozza un pochino il verde, eh. Però, vabbè, per noi è sempre verde. Vada per il verde. Nome giocatore, Zate McNitr. Vabbè, famo quel tale Ale. Scusate. Ci stiamo. Tanto vale. Allora, vediamo la difficoltà, presumo normale, avanzata, esperti o personalizzata. Allora, normale è capitale iniziale 75.000, mondo e isole grandi, minerali abbondanti, fertilità elevata, pieno rimborso costruzione, trasferimento edificio gratuito. Vabbè, partiamo con normale, direi, calcolando che è la prima capatina che facciamo su questo nuovo capitolo di Anno. Voi fatemi sapere nei commenti quanti di voi hanno mai giocato Anno. Adesso andremo a scoprire insieme il titolo, che è un strategico barra gestionale, se vogliamo, più gestionale effettivamente. Però è un titolo molto ma molto interessante. Io in passato giocai qualche capitolo della serie Anno, però non approfonditamente. Mi sono sempre piaciuti, ma mai in modo estremamente approfondito. E questo però mi ha garbato parecchio sin dalle presentazioni, quindi sarà anche l'epoca, Since che è il that day you saved 1800. my life, I have presumed I knew you. But now, a thousand letters from your father go unopened, yet one scribbled from your sister changes everything. I didn't even know you had a sister. We are broke, old pal. We can't afford a passage back to your old world, back to your family. Not unless you suddenly remembered what work is. Ok, eccoci qui. Dynamite fishing? Pesca con la You're dinamite, sei serious? serio? Beh, il villaggio a nord è Well, sempre a corto the di village cibo. north is always short on food. Prendi il candelotto di dinamite dal faro Remember when we escaped abbandonato. the pits back when? Still some dynamite left. Ok, andiamo, presumo faro I owe my abbandonato. life to you. Clicca sulla nave per selezionarla, quindi clicca con il pulsante destro sul punto da raggiungere. Andiamo. Here it is. Vediamo. Just get plenty of distance on the throw. Vabbè, prima la dobbiamo comunque recuperare, no? Ok. Allora, clicca sulla dinamite. Vai, e la lanciamo, sì, abbastanza distante. Aspetta, ho sbagliato.
No, no, ho sbagliato. Ah, no, no, è giusto, giusto. Ok. Queen parrotfish. Anything with fins will do. Ok, ok. All the blistered fish they could ever want. Lo andiamo a recuperare? Direi di sì. Ok. What the chimichurri was that boom? Lascia fare, è stato un attimo un piccolo danno. Poi andremo a spippolare anche con la visuale, non so. Ah, con le frecce mi fa spostare qui, era più comodo il WASD però, poi magari me lo vado a settare. The blistered fish they could ever want. Ok. E va bene, abbiamo della cibaria. First bang, I knew it was you. So, come show me what you got this time. Ok, possiamo anche spippolare per vedere un pochino quella che è la mappa di gioco. Vabbè, al momento ancora poco, siamo nelle prime fasi, quindi presumo che appunto ci fa un po' da tutorial e quindi that burnt reek. Vabbè. Hand over whatever it is and I'll help you get rid of it. È pesce bruciacchiato. Your tickets. Hurry, drifters. The boat is leaving soon and nobody wants you to miss it. Ok. Biglietto per il vecchio mondo. So, this is it. We're leaving paradise behind. You never talked much about family and the like. But you're dead serious about this, aren't you? No matter. I made a vow to defend you. And I don't break an oath. Even if a blind man could see you leap into the deepest pit of dung. Tra l'altro, se vi garba questo titolo, vi consiglio anche di andare a recuperare qui sul canale la serie su Tropico 6. I have never asked anything of you, firstborn. Not when you stole away a tiptoe, leaving the family burden at your little sister's door. Our father is accused of high treason. Dare you to believe it? Will you now stand by, knowing gentle father is endungeoned? It must kill him. Please come home. We need you. Ok, quindi stiamo tornando per andare ad aiutare nostro padre che è stato accusato di alto tradimento. Nostra sorella appunto ci chiedeva aiuto. E vediamo un pochino. Poi magari ci si può fare anche qualche live con la modalità sandbox. Guarda che spettacolo. Of course you do. We loved it here. It's changed now. The Royal Council support Uncle Edvard. Father barely cold and he's pulling everything down. Questo mi ha attirato tantissimo anche per l'annata, diciamo, perché anno 1800 appunto, c'è stato anno 2077, anno 1400 se non ricordo male, anno 1770, ora ho capito, non me li ricordo tutti, però you never said how wealthy you were. Why were we selling fish and sleeping in barns? Lascia fare, meglio rimanere. Your friend of good and sons. There is much to be said, but not now. Dear father's funeral begins. Ok, allora. Where have you been? Without you brats, we'll never be done with this obligation. Looks like death claimed the wrong brother. No matter, so few are here. When they are the few he loved most. Nobody likes a traitor, let alone his tainted offspring. Better make yourself scarce. Simpatico, molto simpatico. We shall, dear sibling, for now. I have acquired a small island with the last of my funds, and passage for all still loyal to father. Together, we shall clear his name, or die trying. Your sister reminds me of you. Must mean new adventures await, old pal. Eh sì, qui inizia la nostra avventura. Ma che, Capitan Findus? I hope you like it quiet. Sì, dai, posti tranquilli. Ce garbano.
E ok, questa è quindi la nostra isola. Pronti? Capitolo 1. Una storia di due fratelli. Perfetto, come detto, poi proseguiremo con la versione completa e per il momento questa open beta ci permette però di iniziare la campagna. Establishing a rival company on that disheveled island. È perplesso dalla tua intenzione di rimanere dopo il funerale. Sì, stiamo creando Uncle Edward nostra... scoff. A modest island, yes, but sì, if you are a tool like father, you'll look beyond appearances. Infatti, cercheremo di sfruttarla al meglio quest'isola. Ok, costruisce un mercato, 10 residenti, 10 residenze. Ok, un attimo però signora, perché qua iniziano ad essere parecchie le informazioni. Inizia con un mercato. Essendo il cuore della tua città, bisogno di essere collocato in uno spazio aperto in modo che i tuoi abitanti possano vivere intorno ad esso. Ok, allora piazziamo il mercato nella zona, a questo punto centrale direi qua, visto che andranno a vivere intorno ad esso. Nessuno sarà in grado di raggiungere il tuo mercato fino a quando non costruirai una strada per collegarlo al tuo avamposto commerciale. Quindi andiamo con la strada. E possiamo... come possiamo organizzarci qua? Nel senso, possiamo fare una cosa del genere? I checked the manifests. Not all our facilities are able to deliver the goods they produce. Ah, sì, è un attimo. Please correct the situation. Vabbè, per il momento facciamo così. Penso che... appreciate your help, however overdue. Come aggiunge in ritardo? Dammi un attimo, signorina. Cos'è tutta quest'ansia? Ora, dare una casa alla gente è fondamentale. Residenze vicino al mercato e collegare tramite strada in modo che le persone abbiano accesso alle merci. Allora, io andrei subito a fare magari una strada anche in questo modo. Ah, qua dobbiamo prima ripulire? O abbiamo finito i soldi? No, i soldi ce ne abbiamo anche in abbondanza in realtà. Ah, sì, ci sono questi detriti che a quanto pare. Vabbè. Andiamo a costruire case. Ne dobbiamo fare 10 residenze, quindi. Allora, residenza per i contadini. Eccola qui. Iniziamo a new milestone. Era dell'agricoltura. Ok, 2 3 4 5. Vabbè, c'è. Do you remain here out of spite? Or is this some futile attempt at competition? E in realtà non so se a livello di strade. As you are so desperate to appear responsible, you'll be pleased to hear the cost of that fantastical funeral falls to you. Maledetto. Allora io faccio anche vedo se c'è bisogno di strade. Picking and choosing what he inherits. Allora questi li possiamo. Avrei bisogno di più cittadini per demolire queste rovine. Ok, vabbè, poi vediamo. Attrai 50 contadini. Vabbè, qua penso che dovremmo aspettare. Non è necessario produrre ogni cosa se puoi pagare altri per farlo. Seleziona il bene che desideri acquistare nel menu dell'avamposto commerciale e clicca per selezionare la modalità di acquisto. Determina le quantità desiderate e le acquisterai automaticamente dalle navi e mercantili delle altre fazioni. Quindi se vogliamo acquistare, che ne so, legname o dire... No, legname e legno in generale. Però al momento... Beni di consumo. Ok, al momento abbiamo ancora poco da poter acquistare. E naturalmente qui in alto a destra possiamo anche andare a scegliere la velocità di scorrimento. Insediamento bizzarro. 27 contadini. Ora fatemi vedere. Ah no, vedete, ci deve stare la strada per tutte le case. Ok, quindi facciamo così. È necessaria. Aspetta che qua non sono molto felici perché dai un attimo tempo. E continuo a fare altre case allora a sto punto. Edward Prince and Bright Sands. Vabbè, lascialo fare, che te frega degli articoli che scrive. Ah, ecco qua. Thank heavens. I am so ashamed of every single word your uncle had me print. Il traditore muore in carcere. Isole, vendite e calamità. Ma è figa però sta cosa. Every article in his favor at our and father's expense. Che dobbiamo fa?
Allora, questo è il saldo. Manutenzione meno 20, totale meno 20. Vabbè, ancora non pagano le tasse, che vedo di. Notifiche, partita salvata, avvisi. Ok, iniziamo a giostrarci un attimino anche con quelli che sono i vari menu di gioco. Qui abbiamo visto le costruzioni, menu nave, al momento siamo ancora in questa fase, quindi residenza contadino le abbiamo fatte, magazzino piccolo, ok. Legname apre la di questa catena produttiva. Ok, vabbè, poi lo vedremo. Dovrebbero, guarda, io ti faccio altre case, così vediamo se arrivano altri. Si può fare così per velocizzare? No, vabbè, facciamo così, poi vedo le scorciatoie. Vediamo se riusciamo ad attirare un altro contadino. Ce ne manca uno solo, signori, dai. Allora, qua il mercato, vabbè, non c'è sta niente, quindi libera quartiere residenziale in rovina. Ok, eccolo qua. Ho capito, che te lo fa. So let's gather our townsfolk and ask them to spruce the place up. Ok, allora hanno già fatto loro, perfetto. Now we have others for company, sibling. Raccogli legname. Ok, quindi adesso abbiamo anche qualcosa da parte. Ok, ha fame. I contadini hanno fame. Costruisci un'area di pesca in riva al mare. In realtà c'è anche un'area di caccia. Ma potete ripulire anche qua eventualmente? No, ok, vabbè, non ve incazzate. Area di pesca. Area di pesca credo che... ok, questa va messa così. Mo non ho capito se la dobbiamo fare qua davanti o... no, quella penso sia la zona occupata. Ok, la faccio qua. Penso di sì. Poi ci facciamo anche una strada. Ok, e dovrebbero iniziare a pescare. Questo cos'è? Produttività ridotta. Durata lavorazione. Vabbè, stanno iniziando a lavorare. Ok, vediamo se funziona. Attrae 100 contadini adesso. E continuiamo allora ad allargare il nostro... ecco, in realtà vorrei... forse è meglio fare un attimo così. E poi qua proseguiamo per lunghezza. Attiriamo altri contadini, signori. Cioè, ci proviamo poi. Qua al centro magari lascio un po' di spazio, perché non so che altre cose magari importanti si debbano... si possano costruire. Residenza contadino, io continuo ad aggiungere poi. Se poi mi riuscite a liberare anche questa zona, no, eh? Questa, sempre più contadini. Cittadini per demolire questa. We are running low on timber, but there's plenty in the ruins. We should clear some to stock up. Vai, fa così. Rimuovi una piccola rovina per recuperare legna. È piccola, mo dove la trovo una piccola rovina? Tipo questa? Ah. Beh, peccato, avrei preferito magari una... poter ripulire tutta questa zona, che comunque so bei... bel legname. Comunque è un altro titolo estremamente infognante questo qui. Molto, molto figo. Ci sarà da divertirsi, signore. Ci sarà da divertirsi. E io continuo magari a ripulire anche queste. Quindi basta che clicchiamo e iniziano i lavori. Bene, bene. Intanto avevo notato appena arrivato qui che c'era un giacimento di argilla. Quest'isola abbandonata qui sotto, sempre argilla. Poi andando avanti inizieremo... oh, non è mica male però st'isola, è molto molto figa, signori. Qua c'è calcare. Allora, villaggio, ok. La felicità è influenzata da molti fattori, ad esempio dall'accesso agli oggetti di lusso. Puoi vederli nel menu residenza.
Let's breathe some life into this place. Ok, possiamo demolire anche. Aspetta, caserma dei pompieri, un pub possiamo fare, so giustamente, molto british. We'll be needing more of it to continue. Vai, va. Iniziate a demolire, iniziate a demolire. Inizia aprendo la catena di produzione di legname nel menu costruzione. Allora, quartiere commerciale abbandonato. Allora, dal legname, risorsa principale, costruisci un capanno del taglialegna. Materiale da costruzione, costruisci segheria, magazzino piccolo e connette la... Long, hard day. The people need to rest. And maybe è il goccetto se deve fa. Figurati. Allora, fatemi fare una cosa, perché io magari la segheria la farei un po' più lontano da qui, che ne so, cioè non proprio... Che dite? Comunque, andiamo qua e come facciamo? Capanno del taglialegna. Penso che debba... lo possiamo fare random? Penso intorno a tutto sto legname qua, quindi facciamo... magari così. Una strada che ci possa arrivare comunque. Vabbè, così ci si arriva. Inizieranno a lavorare, quindi costruisci una segheria, magazzino piccolo. Allora andiamo a vedere. Abiti da lavoro. La tua gente ha bisogno di vestiti nuovi. Per prima cosa dovrai acquistare la lana dagli allevamenti di pecore. Qua possiamo fare il liquore. Aspetta, però dovevo fare ancora altro. Signora, ho capito, un attimo. E poi ti costruisco anche una segheria da ste parti. Una segheria vicino al capanno del taglialegna. Collegali con una strada. Consumerai il legno, produrre legname. Va bene, la metto... Guarda, io la metto proprio attaccata. Timber, very good. I'll try not to think of the coffin. Vabbè, però pure tu. Ora, magazzino piccolo. Un magazzino piccolo. Oddio, non è mica tanto piccolo sto magazzino. E lo proverei quasi a piazzare qua, magari. O più in là. Guarda, forse lo metto qua il magazzino. Rare for promises to be kept. Thank you. Ok, e questo è fatto. Ora, abiti da lavoro. Abiti da lavoro, allevamento di pecore. Allora, facciamo qua la zona produttiva. Che vedevo di allevamento di pecore. Oddio, magari qua sotto. Ripulitemi questa zona per piacere, cittadini. Datevi da fa un attimo. Facciamo un po' di strade anche così. Cerchiamo di fare dritto per dritto, dai. Per il momento facciamo così. Residenza contadino. Oddio, soldi ce ne abbiamo però, non ci possiamo lamentare. Il rischio di incendi sta aumentando. Costruisci una caserma dei pompieri prima che succeda qualcosa di cui pentirti. Un'altra casa precisa qua ci entra. Una caserma dei pompieri te la posso piazzare tranquillamente e te la metterei anche qua vicino al centro città. Ok. E pompieri impavidi in addestramento. Ok, qua abbiamo liberato questa zona e andrei a mettere il... Ok, qua fate le pecore. Allevate pecore. Ok. E me ne tessono la lana trasformando in abiti da lavoro. Sì, un attimo che ti piazzo pure questo. Maglieriste. La metterei un po' distante perché sennò... Anche se non ho capito, le pecore... Allevamento di pecore. Qual è il problema? Nessun magazzino a portata. Ok, quindi i magazzini devono stare vicini. Che ne so, lo metto qua il magazzino. A farm? We know fields. Che ti manca? Manca il recinto per le pecore. Ok, come si fa, scusa?
When I look into your people's faces, I see trouble. Faccio, make aspetta, sure no? Their misery doesn't become a problem. Ah, così. Figata, allora, uno, due, game e tre. Dai con le pecore. Ma bellissimo, signori, bellissimo. Ho capito che il liquore rende felice il popolo, ma dammi un attimo la manica di ubriaconi. Questo lo piazzo qua. E poi vabbè, naturalmente ci andrà un po' di lana appena questi la inizieranno a produrre. E aumenta la felicità dei cittadini. Facciamo che i cittadini prima ci danno una ripulita qua. È possibile? No, ci vogliono più cittadini. Ho capito, famo sto pub, va. Fattoria produzione di patate. E le patate come le vuoi? Voglio anche capire quanto spazio richiede mo sta cosa delle patate. Guarda, potrei anche piazzarla qua. Ok. Ah, 72 campi. No, aspetta. Posso demolirla? Troppo. Regola condizioni di lavoro. Sì, probabilmente c'è il tasto per demolirla, ma. Vabbè, niente, per il momento facciamola qua. Lo so che è un po' così, ma. 72 campi ci si... Ah, però sono piccolini, c'è da dire anche questo. Quel campo di patate qua. Ok. Quanti ce ne stanno adesso? No, è onesto. Pensavo grandi come quello. E perché continuo a cliccare qua? Un attimo che mi devo organizzare. Come siamo messi? Vabbè, ci sta. Ci sta. E produce liquore. La distilleria la metto qua di fronte. Perfetto. Qua faccio una strada prima di ritrovarmi bloccato. Ok. E faccio altre case qui per i contadini. Una stradina che da qua va sempre in fondo, fin dove per il momento possiamo arrivare. Stessa cosa da quest'altro lato. Residenze contadini. No. Ancora non so i tasti per scassare tutto. Vabbè. Ma scombinato tutto sta casa fuori posto qua. Mi sto mantenendo la zona centrale per... Mi sa che abbiamo finito il legname, perché queste non me le costruisce. Yes, penso proprio di sì. Vabbè, penso che poi appena abbiano recuperato un po' di legname faranno anche queste. Aumenta la felicità dei cittadini. Vabbè, ora appena fanno gli alcolici magari io gli apro anche un pub. Costi di costruzione. Il legname lo possiamo vedere penso in generale qui sopra. 5 ne abbiamo a disposizione. Manodopera contadini. Pool di lavoro. Tra poco ci salutiamo perché già ci stiamo infognando tantissimo. Il pub te lo metto al centro città qua. Ci va? Quella zona la lasciamo così poi. Ok, appena avranno preso un po' più di legname, penso che... Area coltivabile. Vabbè, tutta questa zona qui intorno. Secondo me ci conviene farne un'altra di queste. Produzione più 1, più 4. Ma non so se la lentezza è di questa o di questa. Secondo me vanno a coppia, nel senso, se facciamo questa dobbiamo fare pure quell'altra, uno e uno. Feels an eternity since the funeral. And the cost! Oh, why, it was extortionate! Allora, la piazzo qua, anche se quella è la zona di quest'altra.
Facciamo così. I feel sick to the stomach that Edvard could ask so much of us so soon after father's death. Facciamo anche questa. Game save. Ok. E il magazzino sta qua. Non so se sia troppo distante. Io andrei quasi a fare anche una strada così per andare a ricollegare queste. Allora, dobbiamo avere 4 di liquore nei depositi. Depositi. Lo stanno facendo? Più o meno sì. Un po' lentamente però. Ok, uno di liquore. Ci sta piano piano, dai. Nel magazzino accumuliamo questo. Il pub stiamo aspettando perché manca il legname, credo. Ah no, dovevamo cliccare qua. We're going to need as much space as we can clear. Modalità progetto. Costi. Ah, forse perché prima non avevamo legname. Adesso sì, ok. Vai. Toglietemi anche queste e siamo a posto. E poi, signori, penso che ci salutiamo con questo primissimo episodio, perché altrimenti è possibile che non ci fermeremo mai più. Questo cos'è? Un esploratore, proprietà di Edward. E che vuole? Non ho capito. You will not spoil my plans with your tardiness. Qua c'è una stellina. Che non so cosa sia, ma. I need out with me lowly troubles. Ah. Il mio bestiame e mio marito mi hanno preso in giro quando gli ho detto che delle bestie stavano tramando qualcosa. Non fuggite tutta la nostra via. Trovale, per favore. Ok. Speak to our humble cousin. He writes of a worker riot in Bright Sands. Ok, un attimo, signori, dobbiamo. It seems we are not alone in our contempt for Edvard. E dove lo troviamo sto bestiame? Mo starà imboscato da qualche parte. Intanto diamo una ripulita. Poi il bestiame penso che se lo becchiamo così a fortuna è un conto. Altrimenti inizia ad essere più complicato, no? Qua ci sono altre zone che possiamo ripulire. E vediamo fin dove possiamo zoomare. Allora, guarda qua che figata. Guarda come vanno con le carrozze. Guarda qua come coltivano patate, signori. No, è bellissimo, bellissimo. Guarda qua le pecore. Vedi? Pecore, patate. Molto English comunque. Guarda qua, queste sono le casette de sti poveracci, giustamente. Poi qui abbiamo il mercato e... Guarda là gli animali. Mazza quanti animali. Vanno a gruppi. Vabbè, sono gruppi predefiniti. Giustamente. Qua c'è il pub, signori. Da buoni inglesi. Guarda come bevono. Va. C'è sta pure la banda. Dai, è così. E ok. Comunque poi troveremo gli animali della signora eventualmente. E qua credo che abbiamo recuperato un po' di legna. Togliendo queste. Qua stanno ancora lavorando. Qua sotto cosa c'è? Giacimento di ferro. Va bene ragazzi, niente, si è fatto tardi. Come sempre sti giochi si fa tardi. Quindi noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Come sempre lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social. Ditemi di questo anno 1800 se vi garberebbe vedere altri episodi. Vabbè, ve li porto perché mi sto infognando. Assolutamente. Mi piacerebbe fare tutta la campagna insieme. Come detto, iniziamo con questo primo capitolo adesso nella beta e poi proseguiremo all'uscita del gioco. E ci vediamo alla prossima ragazzi. Dai, un saluto a tutti da Quel Taleale. Seguitemi anche su Twitch che poi qualche live ce la facciamo. Alla prossima!